cucina di Bruno Scavino, main sponsor della SDAsti. Benvenuto. Grazie, un saluto a tutti. Allora, nuova stagione per la SDAsti. Quali sono le sensazioni a caldo? A caldo mi sembra che abbiamo iniziato, direi, benino. Abbiamo tenuto un buon passaggio lì in Coppa Italia, dopo un pareggio, poi vinto i rigori. È una sorprendente vittoria a Vado che insomma ci dà morale, ci dà anche, come dire così, di incentivi per il futuro. Ecco, adesso due partite in casa, domenica contro il Borgosesi e poi turno infrasettimanale, mercoledì contro l'Albenga. Sì, domenica è la partita che io temo di più, perché dopo aver fatto una vittoria così sorprendente, così eclatante con il Vado, ho sempre paura di un calo di tensione e di, non dico sottovalutare, ma non dare il 110% come è necessario contro il Borgosese, che è una squadra assolutamente molto, molto agguerrita, molto preparata, dove ci sarà un giocatore che è andato via da noi questi giorni, 15 lì, è ritornato a Borgosesia e quindi ce l'avremo contro. E mercoledì affronteremo addirittura la squadra dove c'è il nostro Venery, che Assolutamente. appunto è sempre stato così uno dei miei pupilli, e vederlo giocare contro di noi, insomma, mi farà un certo effetto. Allora, novità dal punto di vista della prima squadra, il nuovo mister Sesia, hai avuto modo di parlarci, di vederlo al lavoro. Qual è stata la ragione per questa scelta e sei soddisfatto del suo operato finora? Ma i risultati dicono che insomma, non abbiamo sbagliato nella scelta. Sicuramente il campionato è lungo, avremo da vedere tutto, credo che i risultati diranno se abbiamo fatto una scelta buona oppure no, al momento assolutamente perfetta. Una squadra che in parte conferma alcuni giocatori, ma che si presenta come nuova. Interessante sicuramente la scelta di utilizzare molti giocatori del territorio astigiano. Sì, l'obiettivo della società è quello di valorizzare i ragazzi così di Asti e provincia, o almeno della zona. Sicuramente la Serie D non è più l'eccellenza, c'è una differenza enorme e quindi coloro che magari in eccellenza potrebbero giocare, promozione eccetera, in Serie D fanno un po' di fatica. Abbiamo alcuni esempi, abbiamo dovuto esitare qualcuno, quindi insomma sicuramente le scelte devono essere sul merito e speriamo che i ragazzi che stiamo coltivando così, riescano a raggiungere la prima squadra. Ecco, sicuramente grandi investimenti anche sul settore giovanile quest'anno. Sì, abbiamo fatto un investimento importante che è in un responsabile del settore giovanile, Carlo Pesce, che è un personaggio conosciuto a livello regionale, non solo, una lunga esperienza, sul quale io ripongo molte, molte delle mie speranze per organizzare ancora di più il settore giovanile. Avevamo già fatto bene l'anno scorso, quest'anno vogliamo fare meglio e quindi speriamo che appunto questa scelta si dia Dia i suoi i suoi frutti, frutti, possiamo dire. sì. Assolutamente. Abbiamo parlato di partite in casa, sicuramente lo stadio assume un'importanza fondamentale. Dal punto di vista dei lavori, come sta procedendo la società? Ma noi abbiamo fatto già un po' di lavori di maquillage, per quanto riguarda i lavori un pochettino più profondi che dovremo affrontare, aspettiamo di avere appunto l'assegnazione col bando, che avverrà il 30 giugno 2024. Al momento stiamo rifacendo il campo 3, stiamo rimettendo a posto un pochettino tutto lo stadio, nelle sue parti un pochettino meno curate, e stiamo cercando di renderlo un pochettino più così, accogliente per i tifosi e per tutti quanti. Bene. Sicuramente non stiamo aspettando il bando per poter realizzare le cose, qualcosa lo facciamo prima. Assolutamente. Naturalmente, in primis il ringraziamento deve andare a te in qualità di investitore, in qualità di main sponsor che a nome Brumar utilizzi naturalmente i tuoi fondi per far crescere questa società. Quanto è importante al giorno d'oggi che un imprenditore scelga di investire nel mondo calcistico? Io spero di essere un esempio per tutti quanti gli imprenditori, perché io, apprendi, non avrei neanche bisogno di fare pubblicità qui in area, perché il mio lavoro si svolge in tutta Italia, Europa, eccetera, eccetera. Ma inviterei gli sponsor a investire sull'Asti, perché è un investimento fatto su persone che io garantisco il fatto che vengano investiti nella società e quindi non ci siano dispersioni di denaro, e denaro che viene investito sui nostri giovani. E lì non si finisce mai di investire, perché i nostri giovani hanno diritto ad avere la possibilità di
di giocare al calcio, di divertirsi, di fare dello sport, è cosa che solo noi imprenditori, in un momento in cui, nel momento in cui tutte le istituzioni sono in difficoltà, noi imprenditori magari possiamo investire quel piccolo capitale, magari che viene dalle nostre immagini, dai nostri utili, possiamo investire un goccino di denaro per quanto riguarda lo sport. Io ci credo, quindi. Assolutamente. Noi ti ringraziamo anche perché tra l'altro la società mette al centro gli sponsor anche dal punto di vista della visibilità, con iniziative quali il match dei sponsor che è incominciata l'anno scorso, dai cartelloni intorno allo stadio che quest'anno sono anche cambiati e che da domenica potrete osservare. Eleonora, io ho grandi speranze in te e tuo papà che state gestendo tutta l'immagine, la pubblicità, eccetera. Noi naturalmente diamo spazio agli sponsor e faremo anche appunto qualche meeting, qualche incontro con gli sponsor, qualche cena, in maniera da conoscerci tutti quanti. Stiamo rivedendo un attimo la struttura societaria per dare sempre più forza a questo ASTI che sta consolidando la sua posizione. Noi ci siamo, vorremmo che ci fossero più persone a credere in questo e soprattutto domenica vorrei vedere tanti tifosi al campo perché quella è la nostra speranza. Noi viviamo di questo e dobbiamo cercare di avere il supporto di tutti, magari qualche volta neanche economico, ma proprio un supporto morale del quale abbiamo bisogno. Assolutamente. Allora possiamo invitare tutti domenica alle ore 15 per la prima partita in casa, esordio di Mister Sesia, ASTI contro Borgo Sesia. Bruno, noi ti ringraziamo per questa intervista e per l'impegno che ci metti e possiamo augurarti un buon proseguo di stagione. Grazie a voi e domenica il 17, io sono un po' scaramantico, spero che venga così stravolta questa mia così superstizione. Comunque invito tutti, anche se il 17 cercheremo di vincere.